E sì, se me lo permetti, vorrei fare un'introduzione sulla figura di Hercules Brava. nella mitologia per qualche Giusto, bravo. minuto. Sì. Allora, io sono uscita dal liceo classico, quindi diciamo che mi hanno bombardato la testa di mitologia. Allora, questo film è chiaramente un film della Disney, quindi la storia è molto romanzata, non è come quella delle opere classiche. Che vi illustrerò in qualche minuto. Ercole, che è il nome romano dell'eroe greco Eracle, è figlio di Zeus e di Alcmena. Zeus, che ovviamente si divertiva, dè mortale, si divertiva con tutti, ha figli dappertutto, Con Zeus, tutte, con con tutte. tutte. E appunto era figlio di Zeus e Alcmena. Zeus aveva promesso ad Alcmena che il primo che sarebbe nato da quella stirpe avrebbe dominato su tutta la stirpe. La moglie di Zeus era gelosa, ha fatto sì che un altro della stirpe nascesse prima di Ercole. Ercole comunque è stato cresciuto diciamo, da suo patrigno, mettiamola così, insomma da suo padre mortale, come se fosse suo figlio. Era gelosa, già nella culla ha messo a lui e al fratello mortale dei serpenti, e Ercole ha ammazzato i serpenti da neonato. È stato cresciuto cioè, con la migliore educazione che potesse avere all'epoca, solo che a seguito di una sfuriata ha ammazzato uno dei suoi maestri. Il padre si è spaventato e l'ha mandato via di casa, l'ha mandato a pascolare su un monte che non mi ricordo, cioè. Sì, è dove lui ha ammazzato il leone con cui si è fatto la veste. Poi si è messo in viaggio, si è allontanato dalla famiglia. Ad un certo punto si è trovato ad un bivio. Non so se avete mai sentito il detto di trovarsi come Ercole al bivio. Lui si è trovato al bivio da una. È un detto che si dice. Ma da voi, Vai, ma vai. non va. Vabbè, comunque. Praticamente in questo bivio, da un lato, cioè, gli sono apparse due donne. Da un lato c'era la via verso il piacere, il divertimento, insomma, la strada facile, e dall'altra c'era, sì, era via del piacere, Ivan. E dall'altra c'era la strada, quella, diciamo, più ardua e più tosta, che però l'avrebbe portato alla gloria, la via della virtù. Lui, senza esitare, sceglie quella della virtù. Arriva a Tebe, e dovete sapere che Tebe praticamente. Due terzi delle tragedie greche sono ambientate a Tebe, cioè proprio tutte le disgrazie che potete immaginare sono là. Lui arriva là, riesce a liberare dalla città da dei tributi che dovevano pagare, ammazzando delle persone, insomma, aiuta la città. Perché Arias sto ridendo io? per i commenti in chat. Ah! Vai, io non ho detto nulla. Comunque dicevo, sostanzialmente libera Tebe, l'aiuta e per ringraziare. Non ce la posso fare. Vai che ti aiuto, vai avanti, ti faccio le Vai. domande. Vai. Vabbè, allora ti aiuto io. Comunque, Stiamo esatto, parlando lui delle riesce. 12 fatiche, quindi. No, non ancora. Lui riesce Oh, a bravo. liberare. Lui riesce. A liberare Tebe e Creonte, il re di Tebe, per ringraziarlo, lo accoglie alla sua corte e gli dà in sposa la figlia Megara, che è la Megara. Megara, Megara, scusa, che noi vediamo che è la Megara molto romanzata che noi vediamo nel cartone. Lui lì a Tebe, poi c'è Euristeo, quello che era nato prima di lui, che avrebbe dovuto dominare la stirpe, viene a sapere che lui è accolto a Tebe, e tutto. E gli dice: No, tu devi venire da me perché io sono il capo della stirpe. Eracle si rifiuta, la moglie di Zeus è ancora gelosa, lo fa impazzire e lui, sotto questo incantesimo di Era, ammazza Megara e ammazza i figli. Dopo praticamente riesce a guarire da questa follia, si reca all'oracolo di Delfi per chiedere come può espiare le sue colpe. Gli dicono: Vai da Euristeo e fai tutto quello che ti dice. Lui va da Euristeo, che lo mette alla prova e gli fa compiere quelle che poi diventeranno note come le 12 fatiche di Ercole. E lui comunque le compie. Alla fine, però, la storia va a finire che lui si getta su una pira. Zeus è impietosito, si dispiace per lui, scende in terra e lo riporta all'Olimpo dove diventa immortale. Questa è a La grandi storia di linee la storia di Ercole, l'eroe Eracle. greco. Che è Esatto. successo?
Che è Boh, successo? si sente un rombo di tuono. Ah, senti, Costanza, scusa, ma la leggenda che è l'uomo più forte del mondo, com'è nata? Questa è una bella domanda e non ti so rispondere. Nemmeno io. No, l'ho Perché? fatta perché non lo so veramente, No, perché allora, alla fine quello che è. so io è praticamente lui doveva essere l'eroe greco comunque più forte, perché è dalle stirpe di Perseo, era uno di quelli che doveva dominare, appunto, proprio perché l'ha detto Zeus, sostanzialmente, era uno di quelli che avrebbe dovuto dominare. È sicuramente conosciuto come uno dei più forti, probabilmente a seguito delle 12 fatiche che ha compiuto Sì, e di tutte le imprese che ha anch'io fatto. Secondo penso. me è una cosa conseguente, non antecedente. Allora, recupero qualche Comunque, questo è il commento. mito di Ercole. Recupero qualche commento. Emma dice Zeus era uno facilino. Emma dice Zeus il mandrillone di Frascati. Il dottor Scalo. Costanza, ora ci spieghi la storia di Xena, però. Che Posso dirlo, non ho mai visto Xena. brutta persona. Cleopatra, la donna stupenda, diceva Evans. Evans dice: Cleopatra era bruttissima. Costanza si sta Costanza trasformando si in trasforma in Piero Angela. Poi Pietro Angelo. dopo sotto scrive: ma scusate, questo è il Watch Together di Hercules. Questa è la puntata di Super Quark. Ci hai fregato, Ivan. Grazie. Io comunque Non puoi apprezzo. lasciare il liceo classico, ma il liceo classico ti avrà sempre tra le Ti tue rimane grinfie, mi nel cuore. spiace. Io ho fatto lo Esatto. scientifico anche a me. Io, i 7 contro Tebe 2 la vendetta, i 7 contro Tebe 3 l'era di Edipo. Me lo ricordate il film di Hercules con protagonista il vampiro di Twilight? Orribile. Grazie per... No, No? Dai. questo. No. Zeus l'avrà detto tutte le tipe che si è fatto. Il nostro figlio sarà il più forte e regnerà. Comunque io la vita da Zeus l'avrei fatta, ma non tanto per i fulmini, ma tanto per... Ma quello c'aveva Era dietro che gliene faceva tutti i colori pure, In che eh? Gli senso, faceva un Roxy? sacco di vendette, Ah. perché era molto gelosa e si vendicava in un sacco di modi. Tutte le donne che sono andate con Zeus non sono andate così bene, alla fine, perché Era gliel'ha fatte sempre pagare. Io Ma in ricordo. generale O a sfidare un loro, dio non è il o a massimo. loro o ai figli. Ricordavo però che la Io storia poi volevo dell'uomo più gigante aggiungere del una cosa, non mondo si sulla trova anche cosa nei di fumetti. Quark. Vai. Sì, volevo aggiungere una cosa, che questo fumetto, eh sì, questo fumetto, questo film animato è bellissimo, l'animazione è particolare, molto, molto carina, ed è costruito come una tragedia greca, perché c'è il Sì. coro che ritorna sempre, che sono le muse, che noi le vediamo così divertente, ma in realtà è un chiaro riferimento al coro delle tragedie greche che raccontavano la storia durante le rappresentazioni. E un'altra cosa importantissima, secondo me, è la musica di questo film animato, che è bellissima, che ricorda sia i gospel. Niente, Vabbè. avete rotto Ivan. Vai. No, vabbè, No, scusa. vabbè, niente, che c'erano i gospel, è molto Sì, hai rockettara la dimenticato un musica, molto dettaglio. bella. Muse erano 9. Sì, le muse erano Sì, le 9 muse per erano 9 tantissimi e lì ne arti hanno fatte di d'eroi. meno perché per motivi di budget, Scusate, diciamo, non gli Andreotti ci butta lì. Ma incentravano, scusate, ma Ercole a New York con zio Schwarzi? cos'è sta cosa? Stanza è dimenticato una cosa. Ercole era nero. Non è vero. Zeus si è fatto la qualunque, dice Vorella, vedersi Ganimede. Eh Va sì, bene, dai, beh, ma fumetti. lì non. Vai, vai, gli antichi greci non guardavano queste cose. Andiamo avanti, Direi dai. di iniziare il Watch Together, quindi... È finito, è finito. No, comunque. Oh, che bello, era un sacco che lo rivedevo, Hercules. Dai, è carino. Sì. È sicuramente tra i miei preferiti, tra i miei cinque preferiti. Eh sì. Sì. Tra l'altro, vabbè, adesso lo dico, non è invecchiato, eh.
No, Cioè, no, è no. vero, Non è invecchiato non è subito. invecchiato di un giorno come film, è vero. Anche No, persone. guarda, a me dispiace perché secondo me non è abbastanza valutato questo. Sono d'accordo. Secondo me, adesso la dirò, è una posizione molto impopolare. Secondo me è meglio del Re Leone. No, Io vabbè. ve lo dico No, allora, Leone classico. personalmente. Guarda, secondo me se la battono, eh. Guarda, io amo la follia Re Leone. Quindi non posso dire di no. Hercules è un buonissimo film. Buonissimo film, divertente. Animato bene, A me narrato bene, personalmente è piaciuto di dialoghi, le Re canzoni. Un classico che non muore mai, dice Andrea Totti. Bravo, bravo Andrea. Sì, Bravo. sì. Sì. Ovviamente non è come Dumbo che può, diciamo, risultare magari non apprezzabile a tutti, anche un Bambi, perché non vedo molto apprezzato Bambi dal punto di vista anche magari del... È iconico per la mamma e poi basta. Guarda, io a me generalmente non piacciono molto i cartoni che hanno come protagonisti animali, cioè mi piacciono, non tutti, però non mi fanno impazzire. Il Re Leone piace molto anche a me, però credo che negli ultimi anni la cosa che mi abbia fatto piacere un po' meno il Re Leone è il fatto che venga elogiato sopra ogni altro da tutti. A me è questo che me lo fa un attimo. Perché se tu proprio vai a livello generale, il classico Disney più amato è Re Leone. Io Cioè, apprezzo di più Aladdin, proprio. se devo essere sincero. Anch'io. Aladdin è tra i miei preferiti. Quale storia, libro o racconto ti piacerebbe essere trasposto in chiave Disney? Dragon Ball. No, Fatemi sto pensare. scherzando. Oddio, quale storia, libro o racconto? Lo sai a me che vuol dire una cosa terribile? Sai cosa mi piacerebbe vedere in chiave Disney a me? I Promessi Sposi. Quello Oddio! me Voi ve lo sarebbe immaginate Don Abbondio in bellissimo. chiave Disney? Sarebbe bellissimo. Comunque dovete... Ovviamente La Divina Commedia, sintetizzato, no? Però. dice Simone Scano. La Divina Commedia in chiave Disney no, io però Una commedia più è il mio sogno, complicata. una serie televisiva live Sì, action quello sì. su Anche Morella preferisce Aladdin. un Pannofino che fa Virgilio. Meraviglioso Pannofino. Cadia maledetta. Comunque dovete recuperare su Disney Plus la trasposizione degli anni 30-40 di miti greci Merry Melodies. Merry Melodies è quello dei Looney Tunes. Credo che dei classici Disney comunque. Di quei vecchi corti Disney. Ci Non sono. conosco quello che avete appena citato, Dopo devo andiamo a vedere. dire. Comunque, dai Rox, dacci un commento. Vabbè, a me piace, t'ho detto, a me piace moltissimo questo cartone. Diciamo che il commento già l'ho detto durante il film, nel senso che mi piace molto l'animazione perché riproduce queste iconografie greche, questo modo anche che avevano di disegnare sui vasi, sulle pitture dei templi, io lo trovo Anche come bellissimo. raffiguravano le persone, proprio Sì, dal sì, punto di sì, sì, vista sì. Sì, anatomico, difatti lo dicevo prima quando è apparsa Megara. Cioè mi proprio. piace moltissimo il disegno che c'è su Hercules, a parte la storia, vabbè, però il disegno che mi piace tantissimo, e poi in contrasto c'è la musica di Hercules che invece è molto moderna, molto black, ci sono i gospel che contrasta moltissimo con il disegno. E poi a me è piaciuto moltissimo l'idea geniale delle Delle muse che muse. fanno un po' da coro greco e che diciamo. Agganciano tutte le parti del film facendo loro il racconto delle cose che non si Ma vedono. anche la trasposizione sui Per me vasi è meraviglioso. è. Sì, Sì. sì, sì, sì. La No, ma scena, io anche proprio. la canzone di lei, ma in realtà il movimento delle statue che è meraviglioso, secondo Sì. me.
la coreografia, ecco, anche le coreografie di Hercules sono molto molto belle. Io ripeto, dico che secondo me questo film è sottovalutato. Cioè, non perché non piaccia, però quando tu senti nominare i film della Disney, dici qual è il film che ti è piaciuto di più della Disney? È difficile che Stop, dicano stop, scusate. Hercules. Che è? Che è successo? Un attimo. Era l'audio, Ah, l'audio da quei titoli di coda. ah, ah. Che dice? No, dice tipo, ma c'è qualcuno in ascolto? Pronto, sono io. Sono tipo un po' easter egg. Molto carino, non lo Sì, conoscevo. no, nemmeno io. Io adoro il film, le animazioni sono fantastiche, le muse e wow, ma lui come protagonista è troppo piatto, a livello storico è un disastro. Vabbè, a livello storico non stiamo neanche lì a parlarne, ma Secondo cioè, me, esatto. A livello storico, cioè, ecco. non. Non c'è la Comunque, storia di Ercole, Ercole è un infatti. mito. Ok, siamo tornati. Perfetto, ho fatto il solito laghino, che bello, il nostro laghino tattico. Bloccati, no, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ragazzi. Ci siamo, ma è un must del canale questo laghino. È come Castelcorvo. Comunque, stavi dicendo Costanza? No, che io sono d'accordo con Rox, ma ne parlavamo anche durante il film. Secondo me, dicevo, è tra i miei preferiti, ha delle musiche fantastiche, un'animazione, ne abbiamo parlato cioè, in più occasioni dell'animazione, anche secondo me è un film veramente sottovalutato. Perché, come dice Rox, quando tu chiedi a qualcuno qual è il tuo film Disney preferito, ti rispondono Il Re Leone, Aladdin, La Bella e la Bestia, sono quelle le risposte più quotate. Cicca e Litta la vice per le penne. Vabbè, dai. Io avevo il gioco per la PlayStation di Chicken Little, lo sapevo a memoria quel film. C'ero Bastava il molto non affezionato. bastava il film, eh. Anche il gioco. No, allora io, ecco, riprendevo quello che diceva Davide prima. Beh, il protagonista Hercules è un po', come diceva Roxy durante il film, un po' bambaccione. Diciamo che non è Sì. questo, è un protagonista, sì, ma quei classici protagonisti belli ma stupidi. E Ma qui Ercole è quello che emerge Ade. Ade è il filottete. e cioè sono i comprimari di Hercules che sono Esatto. fatti Infatti molto ci stavo bene. arrivando. Lui sì. Sì, ci stavo arrivando. Secondo me gira molto tutto attorno ai personaggi secondari. Filottete, Esatto. Megara, Ade. Pene Non si può panico non ti fare, esatto. le Cioè, è muse impossibile veramente, almeno una volta nella vita, non ti fare per Ade un po' in questo film. dovete fare il percorso dell'eroe, dice Emma. Comunque sì, è un film che mi ha fatto ripiacere vedere. Grazie mille Rox. Ho visto che ascoltandoti so che apprezzi i film che tu proponi, quindi al prossimo sarà American Pie. Grazie. Grazie Beh, mille. sarebbe una cosa per sabato prossimo, no? American Pie. Dai, facciamo una petizione a Netflix, dai, a Prime. Dai, prendete sti American Pie dall'1 al 12. Quanti sono? Dai, Ma ce li che guardiamo. pillole! Ma che... Ce li Oh guardiamo no! tutti. Ma anche no! No, però a parte tutto, Hercules è. Sì, sono 9, dice il King. Come le Allora. muse. Come le muse, ecco. Le muse, meravigliose. Ecco, magari è più ricordato come. Cioè, voi dicevate, non è ricordato come il migliore dei film, comunque, un po' sottovalutato. Ecco, viene ricordato più per le canzoni che per il film in sé. Perché le Secondo me canzoni. viene ricordato più per Ade che per il film in sé. Ma più per le canzoni. Io vedo che abbiamo visto il Sing Along, le canzoni di Hercules sono presenti. Canzoni come Il Libro della Giungla, o comunque altri classici, non sono presenti. E quindi, Beh, ma secondo. forse perché quelle di Hercules sono più memorabili, è la stessa cosa Infatti, quello di che stavo Aladdin, dicendo. La Bella e la Bestia, ma anche Pocahontas, che può non piacere, ma ha delle canzoni belle, non tutte, però ci sono delle canzoni belle, come Tarzan, c'è cioè Phil Collins, che può non Sì, piacere anche mamma mia, quello, no, però. Tarzan è meraviglioso, eh.
Cioè, non mi rompete le scatole su Tarzan, perché io No, potrei. lascia Bello stare. Ma mo Tarzan. vuoi mettere Tarzan con Hercules? Cioè, non c'è No, vuole mettere paragone proprio. Tarzan con Pocahontas perché Ma è una no, sorta posso di mettere anche battaglia interna tra Tarzan me e con Hercules. Ma Mulan. Tarzan è uno dei migliori classici. Eh? Non No, diciamo fesserie. meglio di Ma Hercules, passiamo non lì, diciamo eh. fesserie, Ivan. No, 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 no. ma no, no, no. Prossima volta Hercules c'è un Tarzan. altro spessore, Hercules sta proprio no. nell'Olimpo dei film Disney. Il montaggio Sì, alla Rocky secondo me mentre si sì. allena e cresce è una delle mie scene preferite. No, io sono Team Tarzan, ragazzi. Tarzan è meraviglioso, eh. Secondo me quello è Adesso molto stolto. creiamo un creerò un sondaggio nel Un gruppo dei sondaggio, facitori di bravo. bomboloni. Qua sotto in descrizione trovate il link per iscrivervi a un gruppo Telegram aperto a tutti, che Sì. ve lo consiglio. E ogni volta che entrate, il buon Ivan vi accoglierà con delle GIF, che non spoileriamo. Forse Hercules è molto trasversale come target. Ricordo che da bambino piaceva quasi solo ai maschietti. Ma io. A me è sempre piaciuto. Comunque creerò Hercules, un secondo sondaggio me, è più nei da facitori. grande, è per bambini un pochino più grandi, non è per i bambini. Secondo me Hercules lo comincia a capire dopo gli 8-9 anni. Di Tarzan è stupenda la colonna sonora di Phil Collins, ma quella di Hercules ti restano di più. Ecco, diciamo Sono per le d'accordo. canzoni. Le canzoni, non tanto di per sé, comunque la colonna sonora in generale, ma proprio le canzoni singole, cioè Ti vada o no, o Zero to Hero, che restano comunque iconiche. Il resto, diciamo che abbiamo la canzone di Phil Collins in Tarzan, il resto delle canzoni non le vedo molto, molto, molto Esatto. ascoltate, A molto, molto me di ricordate. Tarzan piace la colonna sonora di Phil Collins. Il Ah. film è bello, però non è uno di quelli che se dico vado a riguardarmi un classico Disney non scelgo Tarzan. Porca miseria, te lo metto Come al non pomeriggio scelgo, su Rai 2, mi fai cazzare, beh, quando sotto le ma come feste. non scelgo personalmente di rivedere cose tipo Bambi, il vagabondo, gli Aristogatti, ma perché non mi piacciono quelli che hanno protagonisti animali, Ma tranne il Re Leone? Tarzan è umano, Sì, lo so, ma difatti Tarzan mi piace, ma non come altri. A me Pocahontas piace più di Tarzan, ma Pocahontas piace solo a me, quindi. fatti due domande perché piace solo a te. È un problema, eh? Sto scherzando. Va bene, dai, metti ancora cose da dire. Bello, Hercules. Bello, Che, bello. Metti ancora qualcosa da dire. sì, voglio solo spendere due parole sulla figura di Megara, che viene considerata poco, come stavamo dicendo, cioè come abbiamo detto quando è apparsa, però secondo me è un personaggio femminile, diciamo, diverso, perché è comunque una che si è innamorata, ha sbagliato per amore, se ne rende conto e sta cercando di remare contro questa cosa. Infatti, secondo me è molto innovativo come personaggio. Sì, volevo dire che pure a me Pocahontas piace. Più o meno di Tarzan. Ma Di più. Vabbè. Ivan. No, sto scrivendo sul gruppo perché voglio che venga votato Tarzan. Tanto ho anche commentato. Costanza, puoi leggere il commento? Assolutamente sì. Ivan ci dice che chi vota Hercules è uno Snyder. Va bene. Intanto salutiamo anche Andrea Toti e Calamat che hanno votato per Hercules. Brutte persone. Ma come si fanno a bannare questi? Si possono togliere dal gruppo? Sto scherzando, ovviamente. Va bene, dai. Quindi, Rox, hai ancora qualcosa da dire? No, no, penso di aver detto tutto. Allora, diciamo che siamo rimasti soddisfatti. Peccato che non c'era Dave, volevo la sua opinione. Sulle musiche, più che altro, sarebbe stato Sì, interessante avere per detto. quello, molto. Ha voluto paccare, quindi pazienza.